specchio è un dipinto di Tiziano, datato 1515 e conservato al Louvre di Parigi. Non conosciamo il committente né l'identità della donna raffigurata. Che cosa rappresenta quindi il dipinto? Una donna mentre si mira in uno specchio, tenuto da un uomo dietro di lei che con l'altra mano regge uno specchio molto più grande di forma convessa. Se ipotizzato, si trattasse di una sposa, ma la posa della donna ha fatto anche pensare ad una seduta da un parrucchiere, che dopo aver acconciato i capelli fa vedere il risultato finale con degli specchi. In ogni caso, il soggetto del quadro riprende il tipo della dama alla toletta, molto comune in area veneta. Basti ricordare il bellissimo quadro di Giovanni Bellini. C'è anche chi ha pensato un'allegoria della vanità, assorta nella contemplazione della sua bellezza e non attenta al destino. L'uomo in questo caso sarebbe il suo servo. Ma abbiamo anche un rimando all'antichità classica, alla statua della Venere Callipigia che si ammira nel riflesso dell'acqua termale. Lo specchio è sicuramente l'elemento che spicca maggiormente nel quadro. Di forma convessa è il tipico specchio da barbieri. Sugli specchi in quel periodo c'erano molte credenze mistiche e magiche, si pensava fossero cariche di energia negativa e per questo quando non si usavano dovevano essere coperti. Uno specchio molto simile lo si vede nel quadro di Caravaggio, Marta e Maria Maddalena. Caravaggio aveva avuto come maestro Simone Petezzano quando si trovava a Milano, che era stato allievo di Tiziano e probabilmente aveva visto il quadro. Lo specchio che infatti tiene in mano la donna è molto simile a quello di Tiziano stesso. Ma anche nel famoso quadro di coniugi Arnolfini di Van Eyck vediamo uno specchio simile, sempre di forma convessa, dove vengono riflessi i due personaggi protagonisti del dipinto. Vi ringrazio per aver ascoltato questa spiegazione del quadro Donna allo specchio di Tiziano e vi rimando al sito www.emozionarte.net per vedere di ulteriori approfondimenti sul quadro.